Ed eccoci in questo video per parlare di ufficialità delle calabresi. Quest'oggi ben tre notizie ufficiali in casa regina, tutte in uscita, perché vengono piazzati diversi esuberi ed un colpo molto giovane per il Cosenza. E partiamo da qui, perché il Cosenza annuncia Sibilano per il reparto portieri. Portiere classe 2005, calciatore che arriva dalle giovanili del Bari e si accasa a Cosenza. Lui sarà il terzo, diciamo, della squadra, assieme anche alla presenza comunque di Matosevic, perché ovviamente vi ricordo che Vigorito è stato ceduto, ne abbiamo anche parlato, o ne parleremo, poi vedremo diciamo, le tempistiche. Abbiamo anche Matosevic che è stato confermato come primo, abbiamo preso Lai come secondo e Sibilano sarà il terzo, ma credo che farà più partite, più presenze con la primavera, anche perché è un classe 2005 che rientra, diciamo, nelle rotazioni della formazione primavera potenzialmente. Colpo interessante, speriamo che in prospettiva possa comunque reputarsi effettivamente tale. Una regina, a questo punto, spostandoci un pochino più a sud in Calabria, che annuncia ben tre cessioni. La prima, quella di Lollo, centrocampista che classe 1990, che lascia definitivamente Reggio dopo un mese dal suo arrivo, si accasa la Triestina, una Triestina molto ambiziosa che, devo dire, ha condotto un mercato in pochissimo tempo, ma lo ha condotto molto bene, grazie anche al lavoro di Roma Airone e non solo. Centrocampista di esperienza su cui la Regina aveva puntato nello scambio con Bellomo. Però evidentemente non si era così tanto convinti di questa operazione. Arrivata l'opportunità di tesserare un calciatore come Hernani, che ovviamente occupa un posto nella casella degli over, si è deciso di risparmiare un over e la scelta è ricaduta su Lollo, che nonostante fosse arrivato, ripeto, concretamente un mese fa, si accasa a questo punto in C alla Triestina. Peccato perché avrei voluto vederlo di più, però evidentemente non ha convinto né Inzaghi né la società. Chi certamente non ha convinto è anche Di Stefano. Di Stefano, che è un oggetto misterioso, io onestamente vorrei saperne di più perché è un calciatore secondo me di ottima prospettiva. Di Stefano ha fatto molto bene alla San Primavera, ha delle buone qualità, è un attaccante, ripeto, secondo me in futuro molto valido, però vorrei capire il motivo per cui si è arrivati alla scelta di questa sostanzialmente terminazione del prestito, perché era arrivato ormai un mesetto e mezzo fa, uno dei primi acquisti della campagna estiva della Regina, e adesso lascia ufficialmente Reggio. È ripartito dal Gubbio, quindi dal Gubbio di Mister Brian in Serie C, però ripeto, io vorrei saperne di più su Di Stefano, cioè vorrei capire i motivi per cui è stato mandato via sostanzialmente. Forse perché davanti eravamo già in tanti e non avrebbe trovato spazio, molto probabile, però a questo punto perché puntarci fin dall'inizio? Boh, questo è comunque peccato perché, ripeto, è un giocatore che secondo me ha delle buone qualità e che comunque le dimostrerà al di là di questa parentesi negativa. Detto ciò, altro calciatore molto valido in prospettiva è Provazza. Ala, classe 2003, tra l'altro non vi ho detto che Di Stefano è un attaccante classe 2002. Provazza alla classe 2003 lascia Reggio Calabria in prestito per accasarsi alla Vis Pesaro, quindi anche lui si sposta in Serie C, esterno di prospettiva che ha disputato un'ottima stagione in D alla Lamezia Terme e che ora fa il salto nel professionismo. Speriamo possa trovare spazio, possa valorizzarsi e tornare così più forte di prima a Reggio. Detto ciò, io mi fermo, ci vediamo con un prossimo video. Ciao ragazzi!